Ed eccoci ancora sulle fonti TV con il nostro spazio dedicato al Trading Week, alla Trading Week, la settimana monotematica dedicata al trading che sta cercando un po' di dare informazioni a 360 gradi sul mondo del trading, naturalmente a partire dalle strategie, dall'operatività, però anche proprio alla spiegazione di cosa significhi fare trading. Naturalmente spazio anche ai diversi strumenti di investimento, perché questo è l'altro tassello che vogliamo e dobbiamo mettere in evidenza. E allora, solitamente il mercoledì alle 11:30 l'appuntamento è con Zoom Certificates, il mondo dei certificati. Di fatto sarà così anche per questa puntata speciale, ma che abbiamo voluto vestire con la veste, con l'abito della Trading Week. E allora, devo salutare subito Riccardo Falcolini. Riccardo, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi anche per oggi. Ciao Manuela, buongiorno a te, buongiorno a tutti e grazie ancora per averci ospitato in questa settimana particolare. E oggi ci prendiamo anche qualche minutino in più perché oltre a Riccardo Falcolini c'è Renato De Carolis. Renato, grazie, trader, formatore, per essere con noi per questa puntata speciale. Buongiorno, buongiorno per quello che resta della voce dopo ieri sera. Non so se avete già fatto il poropopò, io qui, No, ma grazie. fallo tu, dai, dai Renato, fammi un attimo. Adesso. Resti della giornata di ieri, è questo che ci è rimasto. Mamma mia, io ho parlato di puntata speciale, lo è veramente, ma per altre questioni, non quelle che avevo pensato io, ma fa niente. Però non me l'hai fatto il poropopò, poi dopo me lo fai magari alla fine, quando Sì, chiudiamo. no, da solo no, se lo facciamo tutti insieme sì, da solo no. Ma guarda, sarebbe meraviglioso. Allora poi tutti e tre lo facciamo. Speriamo che sia un po' più serio Luca Stellato. Ti prego, Luca, dimmi che sei serio, un pochino, un pochino. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti, Riccardo, Renato, tutti i telespettatori delle fonti. Sono senza voce, molto più di Riccardo, molto più di Di Renato. Renato. Ho gridato come un pazzo ieri, altro che covered warrant, altro che mercati, altro Ma oggi allora dovevamo fare la puntata speciale sugli europei, ma ecco, quindi non urlate così quando fate trading, cioè non c'è proprio paragone, quando azzeccate qualche operazione, no, non c'è paragone, mi sembra di capire. Meno. Si soffre meno. Si soffre meno. Pensa un po', aiuto, pensate un po' lo sport e il calcio cosa fanno. Va bene, io non dico nulla perché sono un po' a parte, per carità, ho guardato anch'io la partita, ma insomma, però non ho, diciamo, non ho preso trombette o vestiti, ero come al solito, insomma. Sono molto più carica per la Trading Week, guardate un po'. Allora, Riccardo Falcolini. Prima di facciamo una carrellata generale dei miei tre ospiti, a partire proprio da Riccardo Falcolini. Una regola d'oro quando si affronta il tema del trading, in generale degli investimenti, qual è la cosa da tenere bene a mente a livello formativo? Regola d'oro, Manuela, abbiamo ricordata più volte durante tutto il 2020 e comunque costantemente durante i nostri appuntamenti, formazione ed informazione. Formazione sui prodotti e sugli strumenti. E quella è veramente di fondamentale importanza per capire quelle che sono le caratteristiche, quindi peculiarità, quindi aspetti positivi e aspetti negativi dello strumento su cui si sta operando. Ed informazione, perché ovviamente bisogna conoscere a 360 gradi, secondo me, i mercati per poter operare in modo, diciamo, giusto e corretto. Quindi direi utilizzerei queste due parole. Ok, Renato, tu cosa diresti? Non perdere i soldi, la prima regola che è associata al rischio, quindi la prima cosa da valutare è partire dal rischio, quindi non pensare, certo ovviamente l'obiettivo è il rendimento, poter guadagnare qualcosa dagli investimenti, però partire dal rischio, questa è la regola su cui io assolutamente batto. Allora, tenetelo a mente quando ci sono le partite che vi distraete, perché se no qui si perde un attimo la trebisonda, come si dice. Luca, cosa diresti? Qual è la regola d'oro? Allora, parafrasando Warren Buffett, che ha già parafrasato Renato, seconda regola d'oro, ricordarsi della prima. Ricordarsi della prima, esatto, quindi partire e aggiungerne sempre qualcuna, però poi tornare a quella di partenza, insomma, questo è un po' fondamentale. Ottimo, ottimo, direi Poi che secondo me anche sì. divertirsi, bisogna divertirsi sul mercato, insomma, divertirsi,
puntando sempre a, in un momento di razionalità, quindi non dimenticandosi mai della razionalità. Però se diventa troppo stressante, forse Manuela, bisogna o cambiare prodotto, cambiare tipologia di mercato o comunque cambiare ragionamento di fondo. Quindi secondo me un qualcosa che ci accomuna, e vedo noi tre abbastanza sorridenti, non solo per la partita di ieri sera, ma anche per il lavoro che facciamo, è proprio quello che ci divertiamo, ci piace il nostro lavoro, e quindi bisogna sempre comunque trovare la, la, la parte divertente, insomma. Sì, sì, beh, ma sicuramente lo stress, a prescindere da tutto, insomma, è quello che più fa male, no? Quando si fa tutto, cioè non solo trading, quindi figuriamoci quando si ha a che fare con i soldi. Quindi via lo stress, se ci si riesce anche a divertire. Sono d'accordo con te, Riccardo Falcolini, pensa un po'. Allora, addirittura, cioè vedi che in che mood mi avete portata oggi in questa puntata che è appena iniziata. Quindi diciamo, cerchiamo di entrare un po' nel merito. Presenteremo come sempre degli strumenti di investimento, quindi vi daremo delle indicazioni che seguiremo anche attraverso la nostra grafica, quindi siamo qui per qualsiasi tipo di domanda e magari chi mettiamo grazie alla regia il numero in sovrimpressione. Però Riccardo Falcolini, parto sempre da te con una panoramica di mercato. Che cos'è accaduto in questi giorni? Sì, Manuela, allora, questi giorni vediamo un mercato abbastanza costante in termini di volumi. Volumi sono all'incirca pari a 70 milioni di euro di turnover negoziato sul SEDEX. E se volessimo fare un'analisi di quelli che sono i sottostanti, principalmente tradati o consultati, associati alle varie categorie di prodotto, per quanto riguarda i certificati di investimento riscontriamo sempre un grande interesse verso quelli che sono gli indici, quindi Eurostox Select Dividend 30, Eurostox 50, Eurostox Bank, quindi settoriali. Il FTSE MIB ovviamente è sempre molto consultato e comunque diciamo tradato anche dagli investitori, e al fianco a questi ci sono ovviamente una serie di certificati di investimento con sottostanti azioni sia domestiche, quindi come Eni, come Intesa, quindi appunto propriamente i titoli domestici più conosciuti, ma anche titoli internazionali. Quindi diciamo panorama sempre variegato dal punto di vista dell'ambito investimenti. Ambito trading, Manuela, ovviamente il focus o comunque l'attenzione dei clienti è sempre verso quei prodotti a leva, tendenzialmente leva fissa, che vanno a moltiplicare la performance dei sottostanti in modo diciamo appunto con una sorta di effetto leverage 5-7 volte, e i sottostanti principalmente consultati o tradati sono sicuramente FTSE MIB, rialzo e ribasso, DAX, quindi diciamo indici europei, indice europeo e indice italiano, ma come detto anche nelle scorse settimane, riscontriamo un forte interesse anche verso le materie prime, quindi Brent e WTI. Ok, allora Renato De Carolis, arrivo da te ovviamente per chiederti cosa ne pensi di questa panoramica che ha fatto Riccardo, ma mettiamo il titolo che poi ci porta nell'argomento di questa tavola rotonda, chiamiamola così, ma di questo spazio di diretta, cioè trading e certificati. Cosa sapere e come investire? Cioè quando ci si approccia al mondo dei certificati, ovviamente con la tua professione, quella del trader, cosa bisogna sapere? Così ci allineiamo anche un po' a quello che Riccardo ci ha messo sul tavolo, cioè le tendenze, diciamo, del momento. Sì, indubbiamente bisogna approcciare il mercato con una strategia, non improvvisarsi, quindi avere una tecnica che è magari testata anche nel tempo, e poi vederla di utilizzare in base a quelli che sono i vari time frame su cui si può operare. Io preferisco solitamente su un'operatività multi day, operazioni da tenere in piedi per più giorni, si sposa bene con quelle tra la vastissima offerta Unicredit, per esempio i Turbo Open End. Oramai io sono associato a Renato De Carlo, strategia di nascita. Sì, è vero. Turbo Open End. Beh, Renato, scusa, perdonami, permettimi la battuta. Quando pensavo a Renato De Carolis, la parola turbo è la più azzeccata, indipendentemente dal turbo open end del mondo dei certificati. Quindi non hanno la scadenza, già questa a me piace. Ecco, va bene. Sì, sì.
poi permettono di operare su un mercato regolamentato, che è fantastico, insomma, quindi prodotti quotati a Piazza Affari, Borsa Italiana, segmento Sedex, anche magari per chi non dispone di grossi capitali, quindi può tranquillamente operare sui titoli azionari, indici, valute, materie prime, e studiarsi, fare delle strategie, lo consentono, quindi con anche il moltiplicatore, perché qualcuno ovviamente potrebbe dire sì, ma con piccoli capitali piccoli guadagni. No, qui c'è una, insomma, qualcosa di molto interessante che insomma magari farò anche vedere. C'è il moltiplicatore che amplifica positivamente e negativamente gli effetti di un'operazione. E l'altra cosa che mi piace molto di Turbo, la presenza del prezzo strike, che è lo stop loss già messo in macchina, perché purtroppo molti traders perdono perché non usano lo stop. Bisogna capire che il trading non c'è una strategia. Io sono più di 20 anni oramai che seguo i mercati, non c'è la strategia infallibile. Quindi parliamo di probabilità. Se io, per esempio, che uso le strategie Kinashi applicate a zone di supporti e resistenze per varie ragioni, e farò vedere anche il caso di Telecom Italia, per esempio, dove c'era stata una possibile ripartenza candela verde, tutto il setup perfetto, sembrava oramai che dovesse ripartire al rialzo, e adesso per vari motivi sta per violare il supporto. E quindi bisogna accettare la sconfitta di un'operazione 1-0 per il mercato, palla al centro, e cercare di recuperare con un altro trade, piuttosto che stare lì. Tu sai che dovevi chiuderla quell'operazione, perché se sei entrato al rialzo perché c'era il supporto, c'era la candela verde e chi nasci, perché ora che non ci sono più queste condizioni restare ancora a mercato? Certo. Quindi chiudere, hai il capitale nuovamente a disposizione, 1-0, visto che siamo in tema calcistico, per il mercato, e cerco di pareggiare con un'altra operazione, piuttosto che stare lì a pregare chissà quali santi che nel prezzo torni a quello mio di apertura, non hai più riferimenti dove chiuderlo. Quindi il fatto che i turbo hanno già lo stop, perché il prezzo strike e si chiude in automatico l'operazione, è un grande vantaggio. E io mi piace infatti chiamarli ad alto rischio, ma rischio limitato, perché non si perde, anche se c'è un moltiplicatore importante, non si perde più del capitale investito su quell'operazione. Beh, che è già una garanzia, insomma, hai detto poco, no? Lo so che hai detto proprio il contrario, però dico, questo è importantissimo. Poi naturalmente con Renato De Carolis andiamo a vedere anche gli strumenti che ha citato. Luca Stellato, arrivo da te, stessa cosa, insomma, a seconda della panoramica di mercato che abbiamo ascoltato da Riccardo Falcolini, quali sono le mosse che in questo momento magari sono più consigliate in ambito di certificati di trading? Sì, assolutamente, Manuela. Tanto ti devo dire che, come tu sai, io sono un trader specializzato in opzioni. Sì, certo. E quel che riguarda diciamo il mondo Unicredit, io, a differenza di Renato, sposo i covered warrant e non i certificati, perché i covered warrant sono delle opzioni cartolarizzate. Quindi mi differenzio un attimo da Renato, che diceva che non gli piacciono le scadenze. Invece a me le scadenze piacciono sempre, scado più o meno una volta al mese con le opzioni e una volta ogni 3 mesi con quelle più importanti. Detto questo, però, anche i covered warrant che possiamo utilizzare attraverso appunto i nostri broker, le nostre banche online di Unicredit, sono opzioni cartolarizzate quotate sul Sedex, esattamente come i Turbo Certificate. E naturalmente la cosa interessante è che anche qui non rischiamo la casa. Perché? Perché naturalmente quando noi compriamo i covered warrant call ci poniamo in ottica rialzista, quando compriamo i covered warrant put ci poniamo in ottica ribassista, e in entrambi i casi non possiamo perdere più del premio che abbiamo pagato. La bellezza dei CV, una volta che si capisce un attimino meglio la complessità legata al tema della volatilità e del prezzo, è che qui la leva non è fissa, dipende da quali strike scegliamo. Più scegliamo uno strike cosiddetto out of the money, cioè lontano dal prezzo del sottostante in questo momento, più leva abbiamo. A livello di mercati, ovviamente io sono fondamentalmente rialzista in questo periodo, e sarei folle a non esserlo, perché siamo in una bull run molto importante.
soprattutto per quel che riguarda gli indici americani, S&P 500 e Nasdaq 100 in primis, e quindi nel report che curo su Trend Online proprio sui covered warrant di Unicredit, se, normalmente vedete che le mie prime idee operative sono sempre: comprati delle call, dei covered warrant call sugli indici americani. E stessa cosa l'ho indicata proprio questo lunedì 5 di luglio 2021, su un covered warrant su S&P 500 base 4500 punti, che scadrà nel mese di dicembre, esattamente la data di valutazione finale è il 17 dicembre, e che già sta andando piuttosto bene. Magari poi abbiamo modo di vederlo, se certo. Posso condividerlo in un altro momento. Assolutamente sì, intanto io sto mostrando proprio la sezione sul nostro sito Trend Online, quella di cui abbiamo già parlato anche in altre puntate di Zoom Certificates, ma che ha ribadito adesso Luca Stellato. Nella sezione certificati, vedete, facilissimo, idee operative, proprio vi rimanda alle strategie settimanali su cover warrant, appunto curata da Luca Stellato, e poi trovate anche tante altre specifiche proprio sul mondo dei certificati, e appunto potete seguire anche qui le strategie di cui poi comunque noi vi aggiorniamo nelle nostre trasmissioni sulle fonti TV. Quindi Trend Online è semplicissimo. Allora, cominciamo a entrare un po' nello specifico. Torno da Riccardo Falcolini. Cosa ci hai portato oggi? Da dove partiamo? Sì, faccio un piccolo passo indietro, Manuela, sì. Velocissimo. Sezione Trend Online da poco contiene anche le analisi giornaliere sui turbo open end di Renato. Lo troviamo proprio a destra. Appunto in alto a destra ci sono tutte le la playlist, diciamo, e quindi ecco qua, sì, hai ragione, mi avete fatto la sorpresa oggi, vedi, abbiamo fatto la sorpresa, perfetto, anche... quindi è una trovate anche lì, esatto, ottimo, vi troviamo anche lì. Esatto. Ottimo, mamma mia, vi vedrò ovunque praticamente, io non avrò più tregua, cioè aprirò tutto e vi troverò Falcolini, Carolis e Stellato continuamente, molto bene, però senza maglia dell'Italia, insomma, spero. Ma no, non perché io non sia tifosa, attenzione, sia mai, perché insomma va bene. Allora, detto questo, Riccardo, primo strumento con i certificati della settimana, assolutamente. Esatto. Allora, Manuela, io ho selezionato due prodotti leggermente diversi rispetto a quelli di Renato e di Luca, che sono dei prodotti che nascono prevalentemente come prodotti di investimento, quindi concepiti in ottica di investimento, ma in realtà possono essere utilizzati appunto anche in ambito trading o un po' più, diciamo, in modo un po' più spinto, se possiamo dirlo in questi termini. Allora, ti do il primo codice ISIN è relativo a un bonus cap con sottostante Saipem. Il codice ISIN è DE000HV4 L di Livorno, F di Firenze, C di Como 9. Eccolo qui, abbiamo in sovraimpressione. Allora, è un prodotto che si acquista leggermente sotto la pari a 98,65 euro, di quasi recente emissione, nel senso che è stato emesso a fine marzo del 2021 e con una maturity abbastanza corta, scadrà a settembre 2021, quindi abbiamo pochi mesi di vita residua del prodotto. Come funziona questo certificato e come funziona il bonus cap? Il bonus cap presenta una barriera continua intraday. La barriera continua intraday ovviamente è una barriera che viene osservata durante tutta la giornata di contrattazione, che è posta a 1,77,38 circa, diciamo a un meno 11% rispetto ai livelli attuali del sottostante, in quota intorno a 2 euro largo, sì, circa Saipem. Barriera era posta inizialmente a un 75% rispetto al valore di fixing iniziale. Come poterlo utilizzare questo certificato? Lo possiamo utilizzare in due modi. Allora, siamo abbastanza prossimi alla barriera, quindi diciamo che il certificato può diventare abbastanza reattivo a quelli che sono i movimenti del sottostante. Quindi, se noi crediamo o comunque riteniamo che Saipem di qui a scadenza, quindi il 17 settembre 2021, non vada a toccare la barriera che è posta a 1,77, allora comprandola a 98 incasseremmo un ammontare di rimborso pari a 108 euro,
che equivale a dire un rendimento potenziale del bonus dell'11% e comunque su base annua del 27,52%. Quindi questo per una gestione passiva tendenzialmente. Per una gestione dinamica, fondamentalmente, acquistarlo e rivenderlo in caso di rialzo del sottostante, dato che siamo appunto, come diciamo, abbastanza prossimi a quella che è la scadenza, di conseguenza in caso di rialzo del sottostante anche il certificato si apprezzerà, e quindi avere una gestione dinamica. Io, guardando un po' i livelli grafici di Saipem, ritrovo un valore di barriera a 1,77 posto circa a novembre del 2020, quindi diciamo su questi valori non ci ritorna da novembre 2020. Ora, come dicevamo, la gestione è una gestione ovviamente può essere diciamo lasciata alle idee dell'investitore, quindi per una questione di o speculativa nell'intraday, quindi sfruttare quelli che sono i movimenti, non tanto nell'intraday ma nel multiday, quindi sfruttare i movimenti dell'azione sottostante, oppure prenderlo, tenerlo in portafoglio con un po' di rischio, perché effettivamente siamo molto vicini alla barriera, in ottica di incasso del bonus a settembre. Ok, ottimo. Allora, rivediamo anche il codice ISIN. Naturalmente io sto seguendo Riccardo Falcolini sul sito investimenti.unicredit.it. Questo, come detto, è un bonus cap su Saipem e questo è il codice ISIN. Naturalmente siamo qui per ulteriori specifiche. Vado da Renato, così condividiamo il tuo, andiamo con quello che ci hai portato tu. Sì, intanto vado anche con la condivisione. Sì. Per dare seguito proprio all'analisi che ho inserito ieri nel sito appunto dedicato ai certificati di Endotrend Online, dove anticipavo la possibile formazione e conferma di una candela verde Equinasci sul grafico giornaliero di Enel, quindi si è accesa la luce verde in questo caso su Enel, su una zona di supporto 7,85 che, se vediamo estesa indietro nel tempo, è un livello dove storicamente si sono viste delle inversioni al rialzo interessante, quindi è stata confermata. Oggi già partito bene con un più 1%, siamo sopra gli 8 euro per quanto riguarda Enel, e quindi primo target è la resistenza verso 8,20 euro, e se poi dovesse proseguire, restare ancora verde Equinasci, potrebbe ambire addirittura ancora più su verso 8,73. Sul sito di Unicredit, eccola qui l'offerta, i Turbo. Come sempre il sito agevola la visione e la lettura mettendo la distanza in percentuale dello strike dalle quotazioni attuali di Enel, e vediamo, si va da un 38% a 6% con strike a 7,53, e come sempre più ci avviciniamo ai prezzi attuali più aumenta il moltiplicatore, quello di cui parlavo prima, 12,72, e anche il prezzo lettera diminuisce man mano che ci si avvicina ai prezzi quelli in corso, e si può acquistare, vedete, 0,63 euro rispetto a un Enel che adesso fa 8 euro, quindi certo, questo è già un grande vantaggio. E 7,53 come strike, che rappresenta lo stop, se torniamo anche sul grafico, è ampiamente sotto il massimo relativo addirittura anche di questo qui del marzo 2021, quindi quindi potrebbe andare anche bene lo strike distante 6 punti percentuali, qui ci sono i codici ISIN. 12,72 è una leva importante, però come dicevo prima il rischio comunque è limitato al capitale che si va a destinare per questa operazione, ipotizziamo 1.000 euro, non si perde più di 1.000 euro anche con una leva così importante, 12,72. Se poi uno ha un orizzonte temporale più ampio, più esteso nel tempo, ovviamente può scegliere lo strike per esempio a 38% da dove siamo adesso, leva 2,57, si compra a 3,13 euro. Quindi questa è la prima situazione, mentre Telecom Italia, sì, che come dicevo prima c'è stata una candela verde il 2 luglio che faceva pensare ad una ripartenza a rialzo, perché una situazione abbastanza simile si era vista a maggio di quest'anno. Per varie ragioni non abbiamo rivisto lo stesso film, addirittura come si vede benissimo adesso sta spingendo sotto il supporto in vista, quindi una possibile debolezza e violazione di questo livello, che significherebbe il ritorno di questo trend ribassista. E se torniamo sul sito di Unicredit, andiamo a vedere qui da filtro, come sempre molto semplice la consultazione, turbo open end put in questo caso, perché non si vende allo scoperto un turbo, non si può shortare un turbo,
ma si compra sempre in questo caso, quindi Telecom Italia, quindi Turbo Open End Put Azione Telecom Italia. Okay. E vediamo anche qui quella che è l'offerta. Sì. Si va da uno strike distante 15 punti percentuali, ovviamente gli strike sono sopra le quotazioni attuali di Telecom Italia, fino ad arrivare a 39,91 con 2,45 si compra a 0,676. Però questa condizione su Telecom Italia, bisogna attendere la fine della seduta odierna per avere la conferma della violazione del supporto, quindi nuova debolezza su Telecom Italia team, mentre Enel ha già confermato una possibile inversione al rialzo. Ottimo, grazie, infatti per questo attendiamo la fine della giornata. Quindi, come vedete, vi mostriamo sempre diverse tipologie, insomma strumenti diversi che possono essere associati a ciò che fa per voi, insomma, questo è chiaro, poi ce ne sono tantissime altre, noi cerchiamo di dare un flash. Sentiamo Luca Stellato cosa ha portato, così mettiamo a confronto anche le tue proposte. Sì, allora, assolutamente Manuela, adesso condivido lo schermo, dovreste vedere sì? Adesso il mio Pro Real Time, che è la piattaforma informativa che utilizzo per fare le analisi. Come vedete siamo su S&P 500, sull'indice re degli indici americani. Allora, venerdì è stata una seduta molto positiva, a rialzo, molto verde questa candela, con la volatilità comunque schiacciata verso il basso, quindi via libera agli acquisti e alla bull run che continua sugli americani. Poi ieri c'è stata una candela che ha fatto questo martelletto sostanzialmente, ma a mio modo di vedere il trend è assolutamente impostato al rialzo, prezzi ben al di sotto della media mobile a 20 sedute e ben distantissimi dalla media mobile a 200 sedute, che è quella che è un po' il leading indicator del mercato. Prezzi ieri chiusura 4.343. Io segnalavo proprio su Trend Online nelle strategie operative sui covered warrant ieri, no? La possibilità di acquistare sostanzialmente proprio un covered warrant call sull'S&P 500, e lo strike su cui mi sono posizionato è quello di 4.500 punti. Proprio scadenza 17 dicembre 2021. Questo è il codice ISIN DE000HV4MGK8. Cliccando sul report di Trend Online andiamo direttamente a vedere la pagina di Unicredit sulla parte investimenti. Come vedete, il covered warrant ha già reagito bene ed è in variazione positiva del 6,70%. In questo caso, a proposito di leve, ricordiamo che abbiamo proprio tutte le indicazioni da parte del sito. In questo caso abbiamo addirittura una leva 30,59, ma questo non deve spaventare, perché comprando i covered warrant call, un po' come avviene anche con i turbo, quando noi decidiamo di investire 300 euro, 500 euro, 100 euro, 1000 euro, andiamo a comprare quella quantità, quell'ammontare di denaro che è coerente col nostro portafoglio di trading, e naturalmente non possiamo perdere più di quell'ammontare di denaro, okay, stesso. Quello che mettiamo, certo. Esattamente. Quindi questo è sicuramente un CV da seguire anche nei prossimi mesi, perché ci attendiamo ulteriori rialzi, e se dovesse arrivare, come probabile, a 4.500 punti da qui a settembre-ottobre 2021, i guadagni saranno importanti su questo covered warrant, scusate. Ottimo, sì, torno da Riccardo Falconini, così poi andiamo a vedere un altro strumento che ha portato lui, però come sempre ti chiedo cosa ne pensi di quelli che hanno elencato, che hanno spiegato adesso Renato e Luca. Insomma, sembrano interessanti, peraltro mi sembrano proprio ad hoc per il periodo, a seconda delle esigenze di ciascuno, naturalmente, perché poi ciascuno li valuta in base a quello. Assolutamente sì, Manuela, sicuramente sono molto molto interessanti. Soprattutto mi piace come ogni persona e ogni trader utilizzi un prodotto differente tra quelli che sono ovviamente emessi e strutturati da Unicredit, in base a quelle che sono le proprie caratteristiche personali, le proprie esigenze, i propri studi. Insomma, mi piace molto questo, e ovviamente questo è il nostro obiettivo, quindi l'obiettivo di Unicredit come emittente di certificati è quello di dare la possibilità
ha una vastità, quindi ha numerosi clienti, di poter sfruttare i certificati in base a quelle che sono le proprie esigenze, punto di vista trading, punto di vista appunto degli investimenti, sottostanti domestici, sottostanti internazionali, azioni, indici, materie prime. Quindi diciamo vogliamo ovviamente dare la possibilità a tutti di poter affrontare i mercati con gli strumenti che sono più diciamo rispondenti alle proprie caratteristiche. Assolutamente. A questo proposito ci hai portato un top bonus, andiamo a vedere di cosa si tratta, Riccardo. Sì, Emanuela, allora anche in questo caso è un top bonus, e come sappiamo, come abbiamo detto in tantissime appuntamenti precedenti, il top bonus nasce tendenzialmente come strumento di investimento. Come funziona il top bonus? Top bonus, al pari del bonus cap, prevede una barriera. La barriera però, a differenza del precedente prodotto, è una barriera che viene osservata esclusivamente a scadenza, quindi non è la cosiddetta barriera continua intraday, ma è una barriera europea discreta che viene osservata solo alla termine della vita del prodotto. Questo è un prodotto, quindi ricordiamo che i bonus cap e i top bonus comunque sono prodotti a capitale condizionatamente protetto, capitale protetto fino a quanto appunto la barriera non viene infranta. Sì. Allora, questo è un prodotto fondamentalmente abbastanza diciamo particolare, in quanto è scritto su un sottostante che negli ultimi giorni e nelle ultime settimane ha risentito di notevoli cali sul mercato. Il sottostante è CureVac, codice ISIN DE00HV4MMX9, e come si vede appunto dalla grafica, il nostro certificato al momento quota 58,67. Ho ripreso in realtà una strategia di trading che è stata fondamentalmente, era stata sviluppata da altri trader indipendenti con cui collaboriamo, che fondamentalmente, sfruttando quello che è il ribasso, era il ribasso dell'azione sottostante, anziché entrare direttamente sull'equity e quindi appunto investire direttamente sull'azione, hanno preferito scegliere appunto il top bonus in ottica di equity substitution. Quindi non voglio entrare sull'equity, voglio però fondamentalmente diciamo andare a negoziare il sottostante con un prodotto alternativo, in questo caso il top bonus. Come funziona, Manuela? Allora, fixing iniziale del prodotto a 116,38. Al momento il prodotto sottostante, scusami, l'azione sottostante quota intorno ai $60. Sì. La barriera è una barriera che ricordiamo che verrà osservata esclusivamente a scadenza, che è il giugno del 2022, è una barriera posta a $69,83. Allora, ora si compra a €58. Quindi ricordiamo che è un top bonus quanto, quindi viene negoziato in euro nonostante il sottostante sia appunto in valuta estera. Si compra a €58 e se a scadenza, e solo a scadenza, il sottostante dovesse essere al di sopra della barriera, rimborserà un ammontare pari a €138,50. In caso contrario, il rimborso dipenderà dalla performance negativa del sottostante stesso. Allora, ora qui si aprono due scenari tendenzialmente. Uno, lo compro al prezzo attuale, fortemente a sconto rispetto a, appunto, al prezzo di emissione, in quanto ovviamente il sottostante ha perso valore, con l'obiettivo di tenerlo in portafoglio fino a quella che è la scadenza naturale del prodotto, giugno 2022, quindi diciamo circa un anno, oppure utilizzo una gestione più dinamica e, considerando quello che è l'andamento del sottostante, le notizie relative allo stesso e considerando anche il potenziale upside, quindi incremento di prezzo del certificato stesso, forse potrebbe essere la dinamica un po' più corretta con cui utilizzare appunto questo prodotto. Lo acquisto a 58 con l'obiettivo di rivenderlo magari in caso di ripresa di forza del sottostante. Ok,
Va bene, intanto lo rivediamo ancora il codice ISIN, eccolo qui, DE000HV4MMX9. Faccio un giro veloce da Renato e da Luca per un commento, ma proprio flash. Vi piace questo strumento anche per sentire la vostra, insomma, con prospettive sicuramente diverse che abbiamo elencato a seconda delle esigenze di ciascuno, e poi andiamo con gli eventi della settimana che sono sempre importanti per dare spazio alla formazione. Allora, Renato, cosa ne pensi di questo strumento? Sì, non è tra quelli che seguo io No, è direttamente. certo, infatti, però è importante per questo chiederti cosa ne pensi. Prima che Luca, io ho detto non c'è scadenza, e Luca c'è scadenza. Cioè, questo è proprio il bello dell'offerta UniCredit, che insomma va incontro a quelle che sono le esigenze dei vari traders, e quindi direi che è fantastico, è tutto molto bello Insomma, si questo. dà la sono democratici i certificati, vedi, perché abbiamo la possibilità di rivolgerci a tutti, ma in generale, insomma, è così per fortuna. Luca? Ma sicuramente Manuela, quello che ha proposto Riccardo è più no, un certificato in ottica di investimento. Lui ha dato anche le due versioni, no? Lo trattiamo in maniera statica, lo trattiamo in maniera dinamica. Io come trader sono abituato a essere un pochino più veloce, Riccardo lo sa, e operativo, nel senso che le posizioni che monto sui covered warrant, call o put, durano mediamente 2-3 settimane. Io tendo a non andare mai a scadenza, ma a rinnovare le operazioni a seconda della lettura dell'evoluzione del mercato. Quindi questa è un po' la mia caratteristica. Poi personalmente volevo fare una nota simpatica. Ho visto che mentre parlava Riccardo venivano contati i soldi a 50 euro, ma quando parlava Renato venivano contati a 500 euro. Quindi Eh veramente beh. Renato sicuramente conta molto più soldi di noi. Oh, l'hai detto tu, va bene, io posso solo ascoltare e dire va bene, vedo che ridono gli altri, sento che ridono, quindi va tutto bene. Allora, Riccardo, andiamo a raccontare quali sono gli eventi, diciamo così, della settimana. Io vi ricordo, così ne approfitto ancora per mostrarlo, che c'è sempre l'appuntamento su Trend Online, quello di cui parlavamo prima, appunto nella sezione certificati, idee operative, con tutte le strategie sia di Luca Stellato sia di Renato De Carolis, ma in generale appunto con questi riflettori sul mondo dei certificati, e ci sono anche le nostre puntate, per intenderci, di Zoom Certificates, quindi onnipresenti. Allora, detto questo, a parte l'appuntamento Trend Online e le fonti TV, che cosa proponi, Riccardo? Allora, Manuela, ricordo, breve parentesi, che appunto sul sito di Trend Online, oltre appunto alla rubrica settimanale di Luca, ci sono anche i video registrati relativi ai nostri webinar mensili, fondamentalmente dedicati al punto del mese, appunto di Luca. Quindi diciamo è una sezione veramente molto molto completa. Sì, vero. Relativamente agli appuntamenti prossimi di formazione, proseguiamo la giornata odierna sempre incentrandoci o soffermandoci in ambito trading, in quanto dalle 4:30 alle 5:30 di oggi, in compagnia di Paul Cerimele, che è un trader indipendente, parleremo appunto ancora di covered warrant e turbo open end. Lo faremo a mercati aperti al fine di appunto poter diciamo abbinare quelle che sono le strategie, guardando le strategie di analisi tecnica, guardando i grafici live con dei prodotti, fondamentalmente almeno in modo da capire qual è la rispondenza tra il prodotto e il mercato. Gli Sì. appuntamenti ce ne sono tanti, ho citato il primo odierno e cito l'ultimo per concludere il mese. L'ultimo sarà proprio con Luca, e ovviamente con le sue strategie. Lo avremo il 27, scusami, è organizzato per il 29 di luglio, e chiuderemo ovviamente il mese di formazione con lui. Invece con Renato ci vediamo direttamente a settembre per l'apertura delle scuole. E, insomma, però Vabbè. scherzi a parte, formazione continua, tantissimi appuntamenti e tantissimi eventi che,
vedono ancora molto molto interesse da parte dei nostri clienti e non solo. Ok, allora visto che adesso voglio rivederli tutti e tre i miei ospiti di questa parte di diretta che oggi nello specifico è dedicata alla Trading Week, ma insomma avete visto abbiamo continuato sulla modalità che portiamo avanti tutte le settimane, quindi con il mondo dei certificati, dicevo tutti e tre perché intanto mi scrivono alcuni amici che siete un trio perfetto, non so che cosa intendano per trio perfetto, ma insomma io mi limito, ambasciatore non porta pena, io vi racconto quello che mi scrivono sul nostro numero di WhatsApp, quindi insomma mi auguro di riavervi presto. A questo punto Renato, prendi la maglietta dell'Italia, guardate cosa mi fate fare, prendi la maglietta dell'Italia per favore, ok, siete pronti a fare una chiusura come dire celebrativa? Così, vediamo cosa vi viene spontaneo fare. Dai, non so se Renato vuole aprire le danze. No, che vogliamo fare? No, il poro al pompo, ma insomma, ma poi mi diventate Luca, timidi. Luca, vedo Luca. Facciamo poporo. Io e Emanuela manteniamo la veste istituzionale. Ma guardate, mi diventate timidi, no? Fate tutti, facciamo però e poi dopo non poi. Vabbè, insomma. Scusate, sì. posso chiedere una cosa a Riccardo e quindi a Unicredit? Per piacere, mettiamo un bel covered warrant call sulla nazionale italiana, grazie. Ecco, questo è il colpo di scena, altro che coro da stadio, insomma, va bene. Allora, scherzi a parte, grazie, è stata una puntata molto interessante da un punto di vista operativo, molto divertente perché insomma sono d'accordo, questo trio mi è piaciuto particolarmente, quindi Riccardo Falcolini, noi ci rivediamo settimana prossima alle 11.30 con Zoom Certificates, grazie quindi per la tua collaborazione. Grazie a te Emanuela, grazie a Renato e a Luca per essere stati presenti con noi e grazie a tutti. E infatti, e naturalmente ritroveremo presto anche Luca Stellato e Renato De Carolis con le loro strategie e la loro operatività. Grazie a entrambi. Grazie Emanuela, grazie Riccardo e grazie anche saluto a Luca. Grazie Renato, grazie Riccardo, grazie Manu, a tutti i telespettatori un saluto. Va bene, grazie, insomma vi saluto anch'io perché chiudiamo questa prima parte di live, naturalmente la programmazione di Le Fonti TV continua, alle 14.30 tornerà Alexandra Giorgeva con voi per seguire l'andamento delle borse, adesso io vi lascio in compagnia del nostro format esclusivo CEO Summit dove insomma parliamo e mettiamo in evidenza le eccellenze del nostro territorio, parleremo proprio delle eccellenze che raccontano la ripartenza in questa fase cruciale per l'economia, raccontano la loro specifica storia, casi di successo per un nuovo rinascimento del sistema Italia. Quindi buon proseguimento sulle fonti TV e grazie per essere stati con noi fino a questo momento.